Ti sei mai chiesto perché il Brasile è considerato uno dei paesi più tolleranti quando si parla di relazioni omosessuali, soprattutto tra le donne? In città come Rio de Janeiro e São Paulo, le donne brasiliane vivono con una libertà che consente loro di esplorare e celebrare le relazioni omosessuali come parte integrante del loro sviluppo personale e sociale. In questo video esploreremo come questa cultura di tolleranza e visibilità si è sviluppata, insieme a tanti altri aspetti affascinanti del Brasile. Benvenuti su Spunti di Viaggio! Grazie per essere qui con noi oggi. Vi invitiamo a iscrivervi al canale e a condividere le vostre esperienze nei commenti. Siamo sempre felici di leggere le vostre storie e scoprire come i nostri video vi ispirano. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta del Brasile. Il Brasile ha una storia affascinante che inizia con le popolazioni indigene molto prima dell'arrivo degli europei. Nel 1500, l'esploratore portoghese Pedro Álvares Cabral arrivò sulle coste brasiliane, segnando l'inizio del dominio coloniale portoghese. Per oltre tre secoli, il Brasile fu una colonia portoghese, con tutte le complessità e le sfide che questo comportava, inclusa la schiavitù. Nel 1822, il Brasile dichiarò l'indipendenza dal Portogallo e divenne un impero sotto Dom Pedro I. Dopo vari conflitti interni e cambiamenti politici, nel 1889 il paese divenne una repubblica. Durante il XX secolo, il Brasile attraversò periodi di crescita economica e instabilità politica, compresi colpi di stato militari e dittature. Oggi, il Brasile è una delle economie emergenti più importanti del mondo, con una democrazia vibrante e una società multiculturale. Le sue città principali, come Rio de Janeiro e São Paulo, sono centri di cultura, economia e innovazione. Quando pensiamo al Brasile, diverse immagini iconiche ci vengono subito in mente. Il Carnevale di Rio è forse l'evento più famoso, attirando milioni di turisti da tutto il mondo con le sue sfilate colorate, la musica samba e la gioia contagiosa. Il Brasile è anche conosciuto per il calcio. Alcuni dei più grandi calciatori della storia, come Pelé e Ronaldo il Fenomeno, sono brasiliani. Il Maracanã di Rio de Janeiro è uno degli stadi più celebri al mondo. La natura spettacolare del Brasile è un altro motivo di fama. L'Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, ospita una biodiversità incredibile e svolge un ruolo cruciale nell'equilibrio ecologico globale. Le cascate di Iguaçu e il Pantanal, la più grande zona umida tropicale del mondo, sono altre due meraviglie naturali imperdibili. Visitare il Brasile è un'esperienza unica e ci sono alcuni luoghi che non possono mancare nel tuo itinerario. Rio de Janeiro è una delle città più iconiche del mondo, famosa per le sue spiagge, il carnevale e le vedute panoramiche mozzafiato. Le sue spiagge più celebri, Copacabana e Ipanema, sono simboli di relax e bellezza naturale. A Copacabana puoi passeggiare lungo il celebre lungomare pavimentato a mosaico, prendere il sole e gustare una caipirina in uno dei tanti chioschi sulla spiaggia. Ipanema, resa famosa dalla canzone The Girl from Ipanema, è nota per la sua atmosfera sofisticata e le sue onde perfette per il surf. Un'altra tappa imperdibile è il Cristo Redentore, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Questa gigantesca statua di Gesù Cristo, che si erge sulla cima del Monte Corcovado, offre una vista spettacolare sulla città e sulla baia di Guanabara. Per i più avventurosi, la salita al Pan di Zucchero in funivia offre un'altra prospettiva unica sulla città, soprattutto al tramonto quando il cielo si tinge di arancio e rosa. São Paulo, la città più grande del Brasile e una delle metropoli più grandi del mondo, è il cuore economico e culturale del paese. Questa città cosmopolita offre un'esperienza urbana intensa e variegata. Gli appassionati di cultura troveranno il Museo d'Arte di São Paulo, MASP, una tappa obbligatoria, con la sua collezione di opere che spaziano dai grandi maestri europei ai talenti contemporanei brasiliani. Il quartiere di Vila Madalena è il centro pulsante dell'arte di strada, con murales colorati che adornano ogni angolo e numerose gallerie d'arte. Salvador de Bahia, situata sulla costa nord-orientale del Brasile, è una città che mescola storia, cultura e tradizione in modo unico. Fondata nel XVI secolo, Salvador è stata la prima capitale del Brasile e conserva ancora oggi un ricco patrimonio architettonico coloniale. Il quartiere storico del Pelourinho, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è famoso per le sue strade acciottolate, le case colorate e le chiese barocche.
La cultura afro-brasiliana è profondamente radicata a Salvador, con manifestazioni che spaziano dalla musica alla danza, fino alla religione. La capoeira, un'arte marziale che combina danza e combattimento, è nata qui e viene praticata nelle piazze e nei parchi della città. Le serate a Salvador sono animate dai ritmi del samba reggae e le esibizioni dei gruppi di percussioni come Olodum sono un'esperienza da non perdere. L'Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, è un'avventura imperdibile per chi ama la natura. Questo vasto ecosistema ospita una biodiversità incredibile, con migliaia di specie di piante, animali e insetti che non si trovano in nessun altro luogo del pianeta. Una delle modalità migliori per esplorare l'Amazzonia è attraverso un'escursione in barca lungo il Rio delle Amazzoni. Da Manaus, capitale dello stato di Amazonas, partono numerosi tour che ti porteranno nel cuore della giungla. Durante il tuo viaggio avrai l'opportunità di fare trekking nella foresta, visitare comunità indigene e osservare la fauna selvatica, come i delfini rosa, le scimmie e una moltitudine di uccelli esotici. Il fascino dell'Amazzonia risiede anche nella sua misteriosa bellezza naturale, con paesaggi che spaziano da fiumi maestosi a fitte foreste verdeggianti. Il Brasile è famoso per i suoi eventi internazionali. Il Carnevale di Rio è senza dubbio il più conosciuto, ma anche il Festival di Parintins, un colorato festival folcloristico nell'Amazzonia, attira migliaia di visitatori. Il Brasile ospita anche numerosi festival musicali, come il Rock in Rio, uno dei più grandi festival di musica rock del mondo. L'annuale Festival Internazionale del Cinema di São Paulo è un altro evento culturale di rilievo. Le donne brasiliane sono conosciute per la loro bellezza e il loro stile unico. Hanno caratteristiche fisiche diverse, riflettendo la mescolanza di etnie presenti nel paese. Il loro modo di vestire è spesso influenzato dal clima tropicale e dalla cultura locale, risultando in abiti colorati e leggeri. L'educazione e il comportamento sociale delle donne brasiliane sono altrettanto affascinanti. Nelle grandi città, molte donne sono altamente istruite e occupano posizioni importanti in vari settori. La società brasiliana è molto socievole e le donne giocano un ruolo centrale nelle dinamiche sociali. La vita notturna brasiliana è vibrante e varia. In città come Rio de Janeiro e São Paulo troverai una vasta gamma di opzioni, dai bar e ristoranti ai club e discoteche. Le donne brasiliane sono conosciute per essere socievoli e aperte, rendendo facile fare nuove amicizie e incontrare persone nuove. Le relazioni omosessuali sono ampiamente accettate, specialmente nelle grandi città. Le donne brasiliane possono esplorare liberamente le loro preferenze amorose e c'è una comunità LGBTQ+ attiva e visibile. Questo clima di tolleranza rende il Brasile un luogo unico per chiunque voglia esplorare la propria identità e vivere esperienze autentiche. La cucina brasiliana è un vero viaggio dei sensi. Ogni regione del paese ha le sue specialità. Il feijoada, uno stufato di fagioli neri con carne, è il piatto nazionale. Le churrascarias offrono una vasta selezione di carne alla griglia, servita in un modo unico. Il nord-est del Brasile è famoso per i suoi piatti a base di pesce e frutti di mare, mentre l'Amazzonia offre ingredienti esotici come il cupuaçu e l'açaí. Non possiamo dimenticare le bevande tipiche come la caipirina, un cocktail a base di cachaça, zucchero e lime. Grazie per aver visto il video, alla prossima!